Il mondo del calcio è in lutto per la morte del difensore greco Nikolaos Tsoumanis, 31 anni, che è stato ritrovato morto all'interno della sua automobile. Il calciatore è stato rinvenuto dalla polizia che lo stava cercando dopo aver ricevuto una denuncia di scomparsa da parte dei suoi familiari. La sua morte rimane tuttora un mistero e si sta indagando per un probabile omicidio, in quanto al momento del ritrovamento il calciatore aveva le mani legate. Questo dettaglio fa pensare agli investigatori che Nikolaos sia stato rapito e derubato dai suoi assalitori. Inoltre è stato aggiunto che la morte del calciatore è avvenuta per asfissia.